Buonasera, grazie per l'invito, grazie presenti, una presenza nutrita, nonostante l'ora di cena, io sono andato alla cena, però sono contento di essere qui con voi. Non so se riuscirò a soddisfare la consegna che mi è stata data, non parlerò del Trentino per esempio, quindi farò un discorso molto più generale, qualcuno potrà trovare noioso, ma per me invece è importante. Cercherò di offrire una visione del problema. Dobbiamo partire da quali problemi abbiamo. Il problema è un punto di vista essenzialmente politico, io mi occupo di politica. Però ho individuato proprio stasera i problemi della politica in prima istanza in stretta connessione con l'economia, perché il nostro mondo, la nostra società è un mondo, sono una società molto economicizzati. Abbiamo una forma mentale, abbiamo un linguaggio, abbiamo un paradigma per interpretare le cose che facciamo, che viviamo, che è molto indebitato con l'economia. Io cercherò di spiegare come siamo arrivati in questo mondo, in questa società, cosa è successo sostanzialmente negli ultimi 40 anni, perché non parlo esattamente storia, per me gli ultimi 40 anni sono ancora attualità, ci siamo dentro. E se ho tempo vorrei anche indicare un paio di linee di soluzione troppo forte, comunque di percorsi da fare per uscire da questa crisi. È vero, crisi è un termine abusato da sempre, io ero studente, già le scienze sociali si occupavano della crisi di questo e della crisi di quest'altro. Forse la condizione di noi moderni è quella di percepire la crisi, ma tant'è, oggi abbiamo gli elementi critici che sono indubitabili e come diceva Filippo, se negli anni 70, fine anni 70, l'età dell'incertezza, non lo so questa come definirla in effetti. Vorrei anche parlare un pochino di futuro, ma non del futuro del 2018, che è tra un'ora, scusatemi, lo so che la politica attende, ma il 2018 è tra un'ora. E immagino un futuro serio, vero, la butto lì, non voglio spaventarvi, per esempio, alcuni di noi hanno una certa età, per esempio, 2058, 48, 38, vediamoci le cose, comunque, una prospettiva, questo, una prospettiva che comincia dall'oggi però, non dalla domani o da dopodomani, questa era mia, non me lo rubare. Avrei anche un titolo per l'intervento che voglio presentarvi, cercherò di leggere per non perdere il filo del discorso, prendo e chiudendo continuamente parentesi, e la politica, l'economia e il destino della democrazia a cavallo tra XX e XXI secolo. E vorrei partire per entrare un po' dritto sulla questione, sulla formulazione del problema, dai processi che hanno ridefinito i rapporti tra economia e politica, come vi dicevo. O meglio ancora, tra Stato e mercato. Stato rimanda alla politica, il mercato rimanda all'economia. Questa è la definizione che si è affermata a partire dagli anni Ottanta, come un po' tutti sappiamo, la cosiddetta rivoluzione neoliberale. C'è stata una rivoluzione recente, di cui non ci siamo forse accorti del tutto che fosse una rivoluzione, ma rivoluzione è stata. È finito il secolo del compromesso socialdemocratico che organizzava le nostre società e il rapporto tra economia e politica in modi completamente diversi da quelli che abbiamo poi visto affermarsi a partire dagli anni 80. Certo, anche perché durante gli anni 60 e 70 sono successe alcune cose che qui non posso riprendere. Come la identifichiamo? Cosa identifichiamo questa rivoluzione neoliberale, come si chiama tecnicamente? Associamo a alcune svolte politiche, alcune leadership politiche che hanno guidato il mondo, i paesi, società, democrazie importanti a partire dagli anni 80, cosa che tutti sappiamo. Reagan negli Stati Uniti, la Thatcher in Gran Bretagna. La stessa integrazione europea, l'Unione Europea, modello Maastricht, va in questa direzione. E lo dico a fronte di facili o auspicabili europeismi proclamati ancora in queste ore, quindi so di dire una cosa non del tutto politicamente corretta, ma io sono intellettualmente onesto, la vedo così e lo dico. Il modello massimo dell'Unione Europea va nella direzione di una società, di un'economia, di un rapporto tra Stato e mercato che spinge sul lato del mercato con le cose e le caratteristiche che cercherò di dirvi man mano. Ma non solo questo, abbiamo anche assistito a un processo di ridefinizione in questo contesto
delle altre forze di governo importanti nel secondo dopoguerra, quelle appartenenti alla famiglia socialista o socialdemocratica, che a partire dagli anni Ottanta hanno virato nella direzione neoliberale. Poi diremo un pochino meglio quali sono le caratteristiche di questa direzione. Basti pensare alla guida di Blair del Partito Laburista in Gran Bretagna, piuttosto che Schröder con i socialdemocratici in Germania, ma lo stesso per il PSOE, il Partito Socialista Spagnolo, il Partito Socialista Francese, lo stesso per quella forza derivante dalla tradizione politica socialista, socialista comunista, che è l'attuale PD, che ha avuto tante traversie anche dal punto di vista della denominazione, e forse ne avrà ancora. È in evoluzione, un partito in continua evoluzione. Questo concorso di fattori ha contribuito ad affermare un certo modello di rapporti tra economia, dicevo, e politica, caratterizzato da cosa? In primo luogo dalla fine del cosiddetto compromesso socialdemocratico, nato sostanzialmente nel secondo dopoguerra, che poi si è fermato negli anni 50 e decollato negli anni 60, più o meno perdurato fino agli anni 70, in Italia forse un tantinello di più, ma giusto un tantinello di più, e che aveva trovato una qualche soluzione a quella che è stata una delle fratture, delle divisioni delle nostre società fondamentali, più pregnanti, più profonde, la divisione tra lavoro e capitale. Chi detiene il capitale, il mondo dell'imprenditoria, e chi invece detiene la forza lavoro e lavoro. Noi sappiamo che in questi decenni, questo compromesso, nei decenni dell'immediato secondo dopoguerra, questo compromesso ha prodotto ad esempio una serie di diritti per i lavoratori, accorciamento della giornata lavorativa, aumento dei redditi, e vari anche interventi di tipo protettivo, una rete protettiva per i più deboli, di tipo assistenziale, il cosiddetto welfare state, lo stato sociale, che decolla in questi decenni. Bene, questa cosa a un certo punto va in crisi, si rompe e nasce un'altra idea, un'altra visione. Guardate bene, nasce prima nelle teste, contestualmente agli interessi, e poi arriva alla politica. Funziona un po' così. Da cosa è caratterizzato questa rivoluzione neoliberale? Da cose a cui abbiamo assistito un po' tutti, e denominate con dei termini che più o meno conosciamo, anche di senso comune, cittadino comune, una serie di riforme che hanno toccato anche l'Italia, anche il nostro paese, sono arrivati dappertutto. Processi di liberalizzazione, quindi liberare le economie dai vincoli statuali e i vari settori produttivi, ad esempio liberare nel senso di rompere i monopoli, rompere gli oligopoli e liberare i vari settori con la concorrenza, la competitività. È il nostro linguaggio, il linguaggio economico neoliberale. Accanto alla liberalizzazione, le privatizzazioni. Privatizzare fette importanti di economia pubblica, perché ce n'erano, il compromesso socialdemocratico prevedeva dove più, Europa continentale, dove meno, Gran Bretagna e Stati Uniti, anche pezzi di economia pubblica. Le nostre erano, fino a un certo punto, ed erano contente di essere, veniva proclamato come un valore delle economie miste, tra economia in parte pubblica e in parte privata. E il processo neoliberale ha eroso la componente pubblica dell'economia e delle risorse gestite quindi politicamente dallo Stato, a vantaggio delle risorse gestite dal mercato, dai privati, dalle imprese, con una serie di ripercussioni. Un altro fattore di trasformazione e quindi di ridefinizione dei rapporti tra economia e politica è legato a un aspetto ancora più interessante, più sottile e, se vogliamo, anche un po' più subdolo: la cosiddetta deregolamentazione, deregulation, affermata dalla Reagan Economics. Togliere regole all'esercizio privato delle attività economiche. Una cosa che, detta così, sembra molto bella, ma che ha tante conseguenze anche non belle. Perché, tese nel senso virtuoso, le regole, le regolamentazioni servono a tutelare. Noi oggi assistiamo in realtà a un processo un pochino più complesso, nel senso che
i legislatori sono molto attivi sul piano delle politiche regolative nelle sfere riguardanti i nuovi problemi, quelli della sfera etica, delle questioni eticamente sensibili, civili, diritti civili, mentre il processo legislativo toglie regole, deregolamenta continuamente i processi, in particolare economici. L'ultimo aspetto che vorrei ricordare, caratteristica della rivoluzione neoliberale, è quella che chiamo la mercatizzazione della politica e del sistema di cittadinanza, ossia i beni di cittadinanza, i cosiddetti diritti di cittadinanza, istruzione, sanità, pensione, assistenza sociale, via e più progressivamente sono state soggette a una logica di distribuzione di questi diritti molto mercantilistica. Faccio un esempio per tutti, linguistico, perché poi il linguaggio ci aiuta a capire. Campo della sanità. Noi, fino a qualche anno fa, non mi ricordo quando, insomma fino a un po' di tempo fa, avevamo le USL, Unità Sanitaria Locale. Oggi abbiamo le ASL in Italia, Aziende Sanitaria Locale. Il linguaggio è una spia. A tutta prima, quando venne questa trasformazione linguistica, io la consideravo banale, sciocca, il solito processo di rietichettamento di cose che non cambiano. No, in realtà segnalava un cambiamento, l'aziendalizzazione. Cosa comporta questo processo che definiamo a questo punto di aziendalizzazione? Comporta il fatto che una serie di beni, i cosiddetti beni di cittadinanza che citavo prima, la salute, l'istruzione, l'assistenza e così via, hanno perso buona parte del loro significato di bene di cittadinanza, di cui ciascuno ne può godere e ne riceve le risorse in quanto cittadino, e sono entrati nel mercato. Pensiamo ai ticket della sanità, a molte prestazioni, e pensiamo alle pensioni, alla trasformazione del sistema pensionistico. È cambiato completamente la logica. Insomma, prevalgono i beni privati, i beni pubblici diventano un po' residuali. Perché, per come sarebbe anche interessante soffermarci su questo, non ho tempo, effettivamente era diventato anche un po' costoso, no? Sostenere questo piano di erogazione di servizi, di trasferimenti monetari e così via. Comportava un drenaggio fiscale, cioè tasse crescenti, molto alte, in parte per soddisfare le domande dei cittadini di tutela, di garanzie, di leggi protettive, in parte per mantenere in funzione la macchina, gli apparati burocratici, le strutture dei servizi che costano. E quindi sto dando una lettura virtuosa, abbiamo poi anche il lato vizioso di questi fenomeni, ma è quello più facile dire, in parte perché ci sono poi coloro che ne approfittano, le librerie, le corruzioni, che sono questioni molto importanti, ma la macchina funziona male a prescindere da queste degenerazioni. Cosa è successo allora nel volgere di un trentennio, quarantennio, quindi a partire dagli anni 80, dal dopoguerra degli anni 80 e quindi arrivando poi a noi, è successo, si è verificato quello che io in sintesi con uno slogan chiamerei la economicizzazione della politica democratica e della cittadinanza democratica. I nostri criteri, le nostre regole, alla luce della quale distribuiamo le risorse, non sono più quelli della cittadinanza, quindi del fatto che i membri di una comunità politica hanno diritto ad alcuni beni per motivo stesso di essere cittadini, ma se li devono un po' guadagnare sul mercato. E sempre più beni sono stati messi sul mercato, a partire dai settori economici, voglio dire, ma soprattutto a partire dall'introduzione della logica del mercato, della marketizzazione del funzionamento anche degli apparati pubblici e quindi delle risorse, dei servizi gestiti dallo Stato,
che vengono gestiti, vengono regolati alla luce di un criterio principe, una logica fondamentale che è quella dei costi e benefici, ovvero della efficienza nell'utilizzo delle risorse. Devo essere efficiente, costi e benefici. Economia, questo è il linguaggio dell'economia di mercato, dell'economia neoclassica, non di tutte le economie, ma dell'economia moderna dominante. Trascurando per esempio altri criteri, devo finire, ma io sono un quarto. Questa è la premessa. Ma siete peggio che in Parlamento, per quello che non farò mai poi. Finisco, vale, io posso finire in qualunque momento, però non mi fate perdere il filo. Allora gli appunti non li guardate, quindi mi sono perso. Costi e benefici, ecco là, il criterio logico di costi e benefici, a discapito di altri criteri alla luce dei quali noi, come esperti, sono di funzionari di politiche pubbliche, una valutazione della bontà di una politica pubblica, una politica di istruzione, una politica sanitaria, una riforma del sistema socio-educativo, possiamo valutarla con differenti metri. Uno dei metri possibili è l'efficienza, ma è quello dominante, quello a quale guardano i policy makers, che sono sia i politici ma sia anche i funzionari, che sono quelli che poi allestiscono in realtà le politiche pubbliche, sia un po' anche i cittadini, perché noi ragioniamo mai con queste categorie. Guardiamo l'efficienza, i costi e i benefici. Questa tratta ferroviaria non mi rende? Serve a portare 4 bambini in montagna a scuola e sono solo 4? No, va bene, la tagliamo, non è efficiente, i costi e i benefici non tornano. Ma questo non è l'unico criterio a luce del quale noi possiamo valutare una politica pubblica. Per me di dare una cosa di più. Dopo 5 chiedono agli altri relatori. Abbiamo un criterio dell'efficacia. Essere efficienti a allocare bene le nostre risorse per produrre certe politiche non basta per dire che la politica è poi efficace. Dai risultati attesi, a volte si è efficienti ma si hanno dei risultati deludenti, e intanto dobbiamo capire quali sono i risultati che ci attendiamo. Ad esempio, è un altro criterio di valutazione della politica pubblica, ma vogliamo anche considerare, per valutare la qualità, la bontà di una riforma, l'equità che introduce in una società. Quindi c'è l'efficienza, c'è l'efficacia, c'è l'equità. Sono criteri standard che un operatore serio di politiche pubbliche in teoria sa, nella pratica poi prende sopravvento l'efficienza delle altre, ce le dimentichiamo. Mi volete far finire qua? Però ritornerò. Grazie per la pazienza.